Buongiorno e benvenuti dalla redazione di TG MediaWeb, l'informazione settimanale del Comune di Pavia. In studio oggi Susanna Iacono e Alessio Molteni. Apriamo questa edizione con la 2 giorni di danza nel fine settimana presentata in conferenza stampa dagli assessorati all'istruzione, sport e servizi sociali del Comune di Pavia, Teatro Fraschini e Fondazione Cariplo. Ritorna così la Maratona della Danza, giunta alla sua 4ª edizione. Una rassegna entrata ormai a far parte del calendario culturale cittadino all'insegna del ballo e del divertimento, con la partecipazione di ballerini, insegnanti e critici. 250 i ragazzi coinvolti che tra sabato al Teatro Volta ed il giorno successivo al Teatro Fraschini gareggeranno al concorso Just for Dance. Madrina d'eccezione Carla Fracci, che aprirà la 2 giorni, mentre domenica spazio a 2 volti noti della TV direttamente da Amici, l'insegnante Maura Paparo ed il fresco vincitore dell'ultima edizione Giuseppe Gioffrè. Negli approfondimenti al TG, il programma della maratona attraverso le parole dell'assessore Rodolfo Faldini e degli altri protagonisti della conferenza stampa. Riduce gli scarti, migliora Pavia, rifiuto separato, Ticino salvato e ancora raccolta differenziata, strada colorata. Si tratta di slogan semplici e diretti che ASM ha deciso di apporre come decorazione su alcuni mezzi dedicati alla raccolta rifiuti in città. Un nuovo look quindi per i mezzi in dotazione ad ASM che vuole proporre un modo alternativo e innovativo per lanciare messaggi di sensibilizzazione al cittadino. E tutto ciò è stato presentato presso la sede di ASM in via Donegani giovedì mattina. Nell'occasione è stato fatto anche un punto sull'attività di raccolta differenziata, con qualche possibile ed importante novità per il futuro. Tutti i dettagli e le immagini dei nuovi mezzi rinnovati negli approfondimenti al TG. È stato presentato venerdì mattina nell'omonimo liceo classico della nostra città il premio Ugo Foscolo, un'iniziativa che nasce dal gemellaggio tra Pavia e Zante, con il coinvolgimento dell'Unione Albergatori dell'Isola Greca, della comunità ellenica pavese e dell'assessorato ai gemellaggi e alla cooperazione del Comune di Pavia. Si tratta di una prova scritta sul tema Foscolo e la Grecia, la madre e la bellezza, la lontananza e la poesia. Il concorso è rivolto agli allievi delle classi terze del liceo classico Ugo Foscolo di Pavia. In palio un viaggio vacanza studio per i primi 2 classificati. Negli approfondimenti al TG le immagini e le parole della presentazione che si è tenuta presso l'aula proiezioni del liceo classico Ugo Foscolo. E si è tenuta in mattinata la conferenza stampa di presentazione di Volere e Potere, le donne nella storia di Pavia. Il progetto, giunto alla 4ª annualità ed organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e degli Orari, prevede itinerari gratuiti per la cittadinanza alla scoperta del potere delle donne nella storia pavese. Nelle 4 domeniche tra aprile e maggio, infatti, verranno aperti luoghi solitamente inaccessibili al pubblico attraverso il racconto della storia e delle gesta delle donne di Pavia. Le parole dell'assessore Cristina Gnutta ed i dettagli dei luoghi da scoprire negli approfondimenti al TG. E rimaniamo nell'ambito della storia cittadina con la 2ª settimana longobarda che prende il via sabato 6 aprile. Un'occasione per riscoprire le tracce del popolo longobardo che ha fatto di Pavia la capitale del regno. Visite guidate, laboratori per bambini, un importante convegno e incontri teatrali. Tutto in un programma intenso e molto vario per conoscere e comprendere uno dei periodi storici più importanti della nostra città. E sono passati quasi 2 mesi dalla giornata mondiale sul risparmio energetico del 15 febbraio, ma il Comune di Pavia non ha abbassato i riflettori su questo tema. È giunto infatti a conclusione il concorso Mi illumino di meno, organizzato dall'Assessorato all'Ecologia, che ha visto impegnati gli studenti pavesi nella creazione di elaborati di diverse tipologie sul problema degli sprechi energetici. L'atto finale si è svolto stamane presso l'ipermercato Carrefour, dove sono stati premiati i ragazzi e le scuole partecipanti con materiale didattico messo a disposizione dall'azienda. E parliamo ora di cinema ed educazione, con il 4º appuntamento della rassegna organizzata dall'Assessorato all'Istruzione e dal Tavolo Permanente Prevenzione Dipendenze, CIAC si educa. Martedì 9 aprile alle ore 21 presso il Teatro Cesare Volta verrà proiettata la pellicola francese del 2010 Emotivi Anonimi, un film che con sapiente leggerezza pone l'attenzione sul delicato tema dell'emotività, senza rinunciare a battute e situazioni che strappano un sorriso allo spettatore. L'ingresso sarà gratuito, così come la fruizione della pellicola aperta a tutti. Chiudiamo con l'appuntamento per la solidarietà di domenica 7 aprile, giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale. I volontari di ANFAS Pavia Onlus saranno in Piazza della Vittoria per tutta la giornata per sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Obiettivo della manifestazione è quello di rafforzare la visibilità dell'associazione e promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Vi ricordiamo infine che negli approfondimenti al TG potrete trovare le previsioni meteo per i prossimi giorni, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come, dove, quando sulla home page del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana a tutti.